Di ricominciare il tuo slogan e in che modo? Beh, ricominciamo dalle ricchezze e risorse che ha Mazara del Vallo, una città splendida, vocazione turistica, un territorio dotato di potenzialità inespresse. Ripartiamo da questo, dalla gente, dalle esigenze del territorio e soprattutto da rendere Mazara una città normale. Questo è il principio che ci porterà avanti in tutta la campagna elettorale. Solo rendendo Mazara una città normale possiamo essere pronti alle sfide del futuro. Quale sarà il ruolo degli autonomisti all'interno del tuo programma? Gli autonomisti hanno un ruolo importantissimo in quanto portano avanti i valori condivisibili della Sicilia, quella dell'autonomia, quello dell'essere partito territorialista, movimento territorialista che rispetta le esigenze del territorio. E saranno una costola importante di questa coalizione che non ha solamente l'ambizione di vincere le elezioni, ma anche quella di governare la città. All'interno di questo gruppo ci sono le giuste menti, le giuste professionalità per dare sfogo a questa nostra idea di normalità. Lei è intervenuto a Palermo ecco, in una manifestazione importante dove in pratica la Lega ha aperto i battenti nella regione siciliana. Ecco, diciamo che è stato un intervento molto forte, che è stato presentato come candidato sindaco. Ecco, ci può riassumere brevemente quello che ha detto? Sì, oggi abbiamo lanciato un messaggio che la Lega è pronta ad affrontare le sfide di governo all'interno di tutto il territorio regionale. Partiamo dalle amministrative, poi ci saranno le europee dove la Lega sarà presente con i nostri uomini e le nostre donne affinché questa terra possa essere difesa anche al Parlamento europeo. Ci prepariamo a un percorso importante, quello non solo di governare la città, ma soprattutto quello di creare una nuova classe dirigente slegata totalmente al vecchio modo di concepire la politica. Oggi la Lega è un partito territorialista che rispetta l'identità, la sovranità di ogni popolo, di ogni cittadina e di ogni zona della Sicilia, e questo è quello che vogliamo portare avanti. Io insieme a Igor Gelardo e tanti amici abbiamo avviato questo percorso di rinnovamento, di cambiamento e soprattutto di spiegazione che la Lega non è quella di Umberto Bossi. Oggi vi è una Lega nazionale con Matteo Salvini che dà risposte per tutto il territorio nazionale, nessuno escluso. Cosa potrebbe cambiare con Giorgio Randazzo, sindaco di Mazara del Vallo, Ma rispetto a come si è amministrato il posto? Soprattutto nei metodi. Chi mi conosce sa che sono oltre una persona per bene, che è il requisito essenziale nell'attività pubblica, politica, nel vivere la vita socialmente, ma soprattutto con me al governo e con questa squadra cambieremo i metodi, nel senso che la città verrà resa tutta partecipe delle scelte dell'amministrazione, al di là del fatto che si voti per noi o non si voti per noi. Questa è la cosa più importante che bisogna portare avanti, il concetto di democrazia. Ha già in mente una squadra assessoriale? State parlando con la coalizione ovviamente. Ma a differenza di altri che si sono divisi pure l'usciere in questa campagna elettorale, al momento attuale non abbiamo parlato di squadra, di nomi, di persone che dovranno avere un ruolo di governo all'interno della città. Ci siamo dedicati soprattutto alla redazione del programma e con idee fattibili, ma principalmente al dialogo con i nostri cittadini. Ci sarà un momento in cui indicheremo i nostri uomini, ma non abbiamo nessuna per ora impegno. E soprattutto la coalizione ha lasciato libero il sindaco di fare le migliori scelte. Dato elettorale della lista autonomisti a sostegno della candidatura a sindaco di Giorgio Randazzo. Sì, oggi diciamo è un grande giorno perché ufficializzeremo appunto l'apertura della campagna elettorale della lista civica autonomisti appunto a sostegno di Giorgio Randazzo. Siamo qui in mezzo a un grande pubblico e mostreremo appunto che il progetto degli autonomisti è la base iniziale del programma elettorale del candidato sindaco Giorgio Randazzo. Qual è il progetto degli autonomisti? Guardi, il progetto degli autonomisti è la normalità,
di questa città, normalità che ad oggi purtroppo non abbiamo. Ricordiamo, voglio ricordare che gli autonomisti nascono per difendere i diritti primari dei cittadini, appunto per mantenere l'autonomia territoriale. L'autonomia territoriale senza i diritti di cui i cittadini dovrebbero usufruire non può assolutamente esserci, e per diritti mi faccio riferimento a qualsiasi ad esempio mezzo di trasporto, ad esempio servizi che possono essere utili al turista, come i collegamenti marittimi, il diritto ad esempio ad avere un servizio taxi decente. Ci sono tantissime cose che potranno essere apprese dal programma elettorale. Tutto questo quindi verrà proposto nel progetto di Giorgio Randazzo? Tutto questo sarà la base iniziale del programma del candidato sindaco Giorgio Randazzo. Tutto questo penso e speriamo e pensiamo di essere messo in atto nei primi 6 mesi di amministrazione.